Questa è una casa passiva, come viene definita normalmente, fondamentalmente è una casa che ha bisogno di pochi contributi di energia per poter mandare avanti le sue attività principali, per cui diciamo che è una casa che potrebbe essere definita senza bollette proprio perché ha delle caratteristiche che le permettono di essere autonoma dal punto di vista energetico. Questa era una vecchia cascina, una parte del 1850, di metà dell'Ottocento. Inizialmente avevamo pensato di rifare il tetto e poi in ragionamenti successivi ho incominciato a dire: ma se io faccio una casa che ci permette di vivere senza petrolio o quasi, probabilmente faccio un qualcosa di importante per l'ambiente. Una prima scelta, un cambiamento rispetto al paradigma dominante, ma soprattutto anche un qualche cosa che da una parte mi permette di rispettare l'ambiente, dall'altra parte mi permetteva di risparmiare anche le spese di una gestione classica. La casa può essere progettata e costruita o ristrutturata in modo tale da mantenere il calore. Questo cappotto, sentite, è fatto con una struttura realizzata in fibra di legno per 5 cm, un'intercapedine vuota che poi è stata riempita di fibra di cellulosa e questo fa sì che il calore non si disperda. Le finestre sono performanti, quindi cosa fanno? Catturano il sole quando c'è, non fanno uscire il calore. E oltre a dare luce, quindi scaldano la casa. Tutto l'isolamento, tutta la parte passiva è realizzata con materiali naturali. Un altro modo per essere autonomi era quello di cucinare senza il petrolio. Abbiamo la possibilità di cucinare con dei classici pannelli a induzione e oppure con una stufa a legna. Questo è l'accumulo da 1500 litri che viene mantenuto in temperatura dai pannelli solari sul tetto e dalle stufe quando le accendiamo. Questo fa da pila, nel senso che quando c'è il sole noi lo catturiamo, quando non c'è utilizziamo l'acqua calda che lui mantiene, che lui conserva, e allo stesso tempo quando accendiamo la stufa scalda quest'acqua che poi distribuiamo col battiscopo in tutta la casa. In questo momento la casa viene scaldata dal sole, sta girando, quindi in questo momento lui sta producendo il calore che sta producendo, lo sta facendo circolare nello zoccolino. Qui siamo nell'orto sinergico. Qui a fianco abbiamo appunto la parte di orto che stiamo preparando per la semina dei piselli. Per preservare la salubrità del suolo prendo della paglia e la utilizzo per coprire la terra. Quindi io ho preparato il terreno per seminare tutto quanto. Poi coprendolo in questo modo favorisco la vita dei batteri sotto la superficie che copro con la paglia. Mantengo un minor necessità di acqua. Pacciamando il terreno si mantiene morbido e quindi mi permette anche di non doverlo più vangare gli anni successivi. Questo è un progetto che sembra complesso, può sembrare inarrivabile, ma questo non deve confondere perché è possibile anche farlo in un appartamento, in un condominio.